suggestione è lo stesso di suggerimento. Suggestionare è lo stesso di suggerire. Il concetto di suggestione è uno dei più pervasivi della lingua, di ogni lingua. Suggestionare è un termine che ricorre costantemente, non tanto come parola quanto come azione che noi continuamente mettiamo in atto quando interagiamo con qualcuno. Ed è un concetto assolutamente psicologico che ogni psicologo deve conoscere approfonditamente e ne deve avere piena e lucida competenza, anche perché il concetto di suggerimento, suggestione, deve essere capito lucidamente, perché la visione ingenua della suggestione o del suggerimento è molto diffusa e lo psicologo invece, che è un professionista, deve capirne, qualsiasi professionista della comunicazione per la verità, qualsiasi professionista dell'interazione con le persone, deve averne una chiara contezza, conoscenza. Quindi approfondiamo, vediamo meglio. Suggerire, suggestionare è proprio l'atto della psicologia in azione. Non tanto della psicologia scientifica, di ricerca sperimentale accademica, quanto della psicologia della persona che agisce, quindi anche la psicologia di qualsiasi consulente professionista, e è qualche cosa che si avvicina di molto alla psicotecnica, cioè all'arte della mente, alla capacità nostra di utilizzare la mente per favorire l'interazione comunicativa tra le persone. Non è esattamente tutta la psicotecnica, ma certamente ha molto a che fare con questa. Suggestione, suggestione è dal latino, chiaramente. Sub e gerere. Sub è sotto, gerere è portare, trarre, condurre, occuparsi di qualche cosa, amministrare, reggere, comportarsi. Gerente, gesto, gestione, anche gestante, che porta il bambino dentro di sé, sono tutti derivati, connessi, coincidono col gerere, col gestire, e col subgerere, che è portare sotto, porgere, somministrare, portare all'attenzione, mettere sotto gli occhi, mettere sotto la percezione, la capacità ricettiva della persona, ricordare. Suggerire o suggestionare è fornire attivamente stimoli che portano l'attenzione del nostro interlocutore su qualche cosa. O questo può essere anche fatto da un oggetto. Quando vedo un cartello stradale mi evoca, mi porta all'attenzione il fatto, attenzione pericolo, stop, quello che nel cartello stradale può essere rappresentato. Suggerire e suggestionare non è necessariamente né consapevole e volontario, né inconsapevole e involontario. Può esserlo o non esserlo. A volte la suggestione avviene senza nessuna particolare attenzione. Io mi presento, vado a prendere una ragazza vestita in smoking, questa mi vede arrivare e pensa che io stia comunicando qualcosa, stiamo andando alla Scala. Viceversa, una ragazza viene a prendere me, più raro, ma insomma passa, e da un vestito da sera in lungo mi sta suggestionando qualcosa a me, che in quel momento sono in jeans, per dire. Allora, ci sono delle connotazioni comparative che moderatamente, in termini di connotazione, tendono a distinguere la suggestione dalla più semplice suggerimento, ma questo nel linguaggio comune, ed è sempre da prendersi con le molle, perché il termine è pieno di sottintesi. Allora, nell'idea di suggerimento è maggiormente presente l'idea che il soggetto che riceve il suggerimento possa decidere o meno di seguirlo, mentre nell'idea di suggestione c'è la sensazione, la connotazione, l'attribuzione del fatto che la persona che riceve la suggestione non possa sfuggirle. Quindi quando il poliziotto dice tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei, quindi la invito a tacere, è un suggerimento. Mentre quando una persona dice un'altra tutto è calmo e sereno, sei tranquillo e puoi chiudere gli occhi e rilassarti, questa è una suggestione.
diciamo, può essere, come anche no. Di solito si associa l'idea della suggestione a qualcosa di più emotivo, più immaginifico, immaginare, mentre all'idea di suggerimento si dà una connotazione più verbale, più razionale. Quindi la suggestione sarebbe più connotativa, il suggerimento più denotativo, per usare termini linguistici tipici della comunicazione. Se si prende l'aggettivo suggestivo, prendiamo la Treccani ci ricorda che suggestivo è una caratteristica che viene evocata nel diritto per evitarla. Non bisogna fare domande suggestive, non bisogna cercare di influenzare, suggestionare il testo e la persona che si interroga. Nel linguaggio comune, invece, l'idea di suggestivo è sempre connessa a uno stato di, come dice la Treccani letteralmente, di suggestione, di abbandono sentimentale e di patetica commozione. Benché siano perfetti sinonimi, suggestione e suggerimento vengono vagamente connotati in modo diverso. È interessante l'angolo americano to suggest, che vuol dire esattamente, indifferentemente, suggerire, suggestionare, indicare, cambia niente. Suggestion è allo stesso tempo suggestione, suggerimento, indicazione, istruzione, le istruzioni delle apparecchiature. Non c'è nessuna differenza. Comunque la chiave del suggerire o del suggestionare, che è una chiave fondamentale in chi vive di comunicazione, la terapia di parole, questo è, e la psicotecnica più in generale, cioè l'attivazione creativa della mente, è essenzialmente il fare pensare a qualche cosa. Questa è la suggestione. Portare un'idea di fronte alla mente del nostro interlocutore, metterlo a confronto con questa idea e portarlo indirettamente, anche se molto esplicita, e sempre evocarlo, fare in modo tale che la sua coscienza si focalizzi su quella idea lì, cioè rendere presente, rappresentare, ripresentare un'idea con l'intento che l'interlocutore arrivi ad associare in qualche modo a questa idea che ha evocato qualche cosa, che mi aspetto o che non mi aspetto, dipende. Comunque il fenomeno psicologico della suggestione, basti pensare a qualsiasi dialogo che uno fa, cosa fai stasera, mi sto mettendo sotto alla sua attenzione la sera, che cosa intenzione di fare, i suoi progetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi viene espressa con una infinità di termini diversi, tutti che hanno qualche cosa a che fare con la suggestione, talvolta ne sono perfetti sinonimi, tal'altra ne sono più vaghe evocazioni o ne rappresentano un aspetto. Sono tanti, sono probabilmente più di 100, solo a prendere le parole che hanno a che fare col tema. È importante appunto conoscerle, e adesso rapidamente le passiamo in rassegna per grandi gruppi, per chi agisce professionalmente nel campo della suggerimento o suggestione o consulenza alla persona, alle persone. Sono, ciascun termine può essere presentato nelle diverse categorie, ma alcuni sono più caratteristici di alcune tra queste categorie. Vediamole rapidamente. C'è una dimensione del suggerimento-suggestione che viene, potrebbe essere catalogato nell'informativo pubblicitario. La pubblicità, a detta dei pubblicitari, ha la funzione in primo luogo di informare sull'esistenza di un prodotto e sulle sue qualità. Come può avvenire questo? Con una serie di modi di essere, che vi elenco rapidamente, ti dico subito: annunciare, attenzionare, termine orrendo ma che si vede usare talvolta più che altro nelle indagini di polizia, ma insomma, avvertire, avvisare, denotare, evidenziare, indicare, informare, mostrare, notificare, sono tutti elementi della suggestione, ti suggerisco, cioè attento, metto sotto la tua attenzione, sotto i tuoi occhi questo, precisare, proporre, puntare, riferire, sottoporre, trasmettere, sono tutti modi di suggestionare. Attenzione, se capisci bene, se respiri questo meccanismo, hai in mano uno degli strumenti più importanti della consulenza interpersonale, sia essa psicologica in primo luogo, ma anche medica, dell'avvocato, dell'architetto e di tanti altri, dell'insegnante naturalmente.
E infatti abbiamo tutto un blocco di espressioni che indicano la suggestione in chiave istruttivo, formativa, pedagogico, educativa e che sono, sempre attraverso la suggestione, addestrare, abituare, allenare, allevare, ammaestrare, condizionare, conformare, proponendo una forma da prendere, educare, esercitare, forgiare, formare, incidere, istruire, modellare, organizzare la personalità di qualcuno, plasmare, preparare, raccomandare, rammentare, richiamare, sagomare. Sono tutti modi della suggestione con cui si cerca di proporre qualche cosa che ha in testa l'insegnante, il formatore, alla attenzione della persona perché la associ e possibilmente la assorba. In questa tendenza alla modificazione della persona c'è una dimensione della suggestione o suggerimento che è imperativa o cogente, che vuole produrre assolutamente la risposta con una pressione, potremmo dire, di potere. Ammonire, asservire, assoggettare, comandare, costringere, dettare, gestire, guidare, imbeccare, imboccare, impartire, imporre, inculcare, intimare, ipnotizzare, naturalmente nella versione popolare ingenua di chi è ignorante non sa cos'è l'ipnosi veramente, ma ne sa solo la dimensione raccontata così per colpirne la fantasia, ordinare, plagiare, prescrivere, richiedere, soggiogare, somministrare, sottomettere. Il bandito che sottomette qualcuno con la minaccia della pistola, il generale che soggioga i soldati dando loro ordini, questo è un ordine, vada in battaglia, e così via. C'è una dimensione più allusiva, associativa, che sarebbe l'arte sottile del suggerimento. Questo è presente chiaramente anche nel capitano che dà gli ordini, nell'insegnante che cerca di convincere l'allievo a studiare, nel pubblicitario, ma è più tipica di una forma non ben esplicita di azione, di suggerimento, suggestione. E quindi c'è accennare, adombrare, alludere, associare, buttare lì, connotare, evocare, fornire, implicare, incubare, indurre, influenzare, influire, ingravidare, termine che viene usato da alcuni ipnotisti che dicono è come una persona che è rimasta incinta, la persona che subisce queste idee e piano piano l'assorbe, questo naturalmente anche nella propaganda, inoculare come il vaccino, un piccolo elemento che poi crescerà, insinuare, instillare, introdurre, manipolare, manovrare, pilotare, toccare, turbare. Tutti i termini dove la componente della suggestione, dove il suggerimento non è un ordine, ma una evocazione. Pensa a un ruscello fresco, c'è calma, attorno è caldo, ma qui c'è ombra, si sente l'acqua che scorre, quella piacevole acqua fresca, e io sono lì accanto, un'acqua pulita, perfetta, sulla cima della montagna, e così via. Uno comincia a avere la sensazione di avere sete, e viene voglia di bere. Questa è una evocazione sottile, è una suggestione. Si porta un'idea in primo piano, la si costruisce narrativamente. C'è una dimensione più retorico-argomentativa, tipica di chi tiene un discorso e vuol far fare a qualcuno qualche cosa. Italiani, andiamo di qua, facciamo quello, dobbiamo rispettare, rievocare, eccetera, eccetera. Che è basata su espressioni come esortare, esprimere, incitare, incoraggiare, ispirare, predicare, promuovere, pungolare, risvegliare, sensibilizzare, sollecitare, spingere e stimolare. Sono tutte espressioni diverse che possono entrare in diversi capitoli, ma che certamente sono legate al scusate, meccanismo della suggestione. Ce n'è una dimensione consulenziale terapeutica, tipica appunto del professionista. Consigliare, interpretare,
in psicologia dimensione psicanalitica, interpreto suggerendo una certa chiave di lettura del comportamento. E naturalmente lo fa anche l'avvocato. Interpreta la legge suggerendo una certa linea di condotta nella causa. Maturare in senso attivo la persona, motivare, modificare psicologicamente il comportamento, behavior modification, ristrutturare sia nel senso gestaltico della detta terapia della gestalt, sia nel senso della terapia cognitivo-comportamentale, per usare termini tecnici da psicologo, sorreggere, sostituire i pensieri considerati poco utili per la persona con pensieri invece per lei utili per meglio vivere. C'è una molta attrattiva, azione attrattiva, cioè di attrarre, perché mettere sotto gli occhi della persona, portare in primo piano alla sua attenzione un elemento, è anche un modo per attirarla verso di sé. C'è una dimensione più malefica, indicativamente, perché si può discutere, ma che è l'adescare, adulare, ammaliare, circonvenire, istigare, lusingare, sobillare, subornare. Sono tutte forme di suggerimento o suggestione che tendenzialmente sono considerate malefiche in quanto aggirano la coscienza della persona, se è possibile, tutta una cosa da vedere. C'è una dimensione invece attrattiva, ma che è molto più ambigua, dove non è affatto chiaro se sia un fatto positivo o negativo. Affascinare, allettare, attrarre, avvincere. Sono avvinto, affascinato da quell'uomo. È una roba negativa? Non lo so. Blandire, eccitare, impressionare, incantare, innamorare. Sono innamorato di quella donna. È una cosa negativa? Non lo so. Insomma, ne dubito. Però potrebbe, è ambigua, perché non si sa mai, perché se invece resti affascinato da qualcuno che ti vuole imbrogliare, insomma, la cosa è diversa. Ragionamento lungo. Quindi, innamorare, invitare, invogliare, meravigliare, persuadere, sedurre, stregare, tentare. Se uno dice, quella musica mi ha stregato, sembrerebbe una bella cosa. Se questo avviene nel Medioevo cattolico, non è una bella cosa, perché poi se quella ti ha stregato o quello ti ha stregato, poi viene anche bruciato. Quindi, insomma, è tutto un po' da vedere. Ci sono una serie di espressioni, al di là di questo elenco, che indicano, evocano, conviene ricordarli brevemente, che sono l'idea che si esercita un qualche cosa su un'altra persona. Ascendente, autorevolezza, autorità, carisma, compliance, fascinazione, influenza, magia, pressione, prestigio, seduzione, spunto. Sono tutti termini che fanno parte del concetto di suggerimento, ovvero sia di suggestione. Ci sono molte connotazioni evocative al di là di questo insieme che ci aiutano a capire quanto è rilevante, quanto è stratificato e quanto va capito e quanto è potente questa idea del suggerire o suggestionare nelle relazioni interpersonali. Suggerire ha la connotazione, parlo di connotazioni che si aggiungono ulteriormente o che merita evidenziare, di informare segretamente. Si suggerisce all'orecchio della persona, senza farsi sentire notare. Il suggeritore nella buca del teatro non si fa neanche vedere. Parla dicendo essere o non essere, se quello si è dimenticato, e però non si deve vedere. Quindi ha qualcosa di segreto. Nella visione popolare della suggestione c'è spesso l'idea di un incubo, uno che sta sopra alla persona che è distesa nel cubitum, e di un succubo, quello che sta sotto e che fa da cubitum per quello che gli si siede sopra. Cioè proprio l'incubo e il succubo. E però si usa anche nel linguaggio comune, è le succube della sua moglie, madre, amante, eccetera, eccetera. Lei è succube di quella figura politica che l'ha stregata con le sue teorie rivoluzionarie.
sono forme peraltro di impossessamento come idea, l'idea proprio che uno è succubo del diavolo, diciamo, o di uno spirito maligno di cui diventa impossessato e che lo suggestiona. Nell'anglo-americano prompt è la richiesta, prompt, ma prompter è il suggeritore, nel senso del gobbo, quello che si vede dentro alla televisione. Point è il punto, to point è indicare qualche cosa, però è l'indicatore, il puntatore, quello che si usa anche nelle conferenze, la bacchetta con cui il maestro mostra le cose sulla lavagna, ma è anche suggerimento e il consiglio, siamo sempre lì. In ogni lingua, diciamo come descrizione, si parla sempre di quella che è la proposizione, che è un sinonimo di suggestione, la proposizione o suggestione che è fatta di soggetto e predicato, diciamo per capirsi, soggetto, verbo e complemento. È sempre una proposizione, perché? Perché propone, mette di fronte alla persona dell'interlocutore una qualche cosa, un'idea, una visione, un qualcosa che succede, che viene descritto. Quindi la proposizione, suggestione, il fondamento della lingua, il fondamento della lingua è la suggestione. Advisor è il consulente. Advisor, counselor, consultant sono tutti soggetti che offrono suggestions, cioè che suggestionano, almeno all'inglese. Tutta la terapia, l'abbiamo già ricordata ed evocata, sia essa interpretativa, sia essa invece psicodinamica oppure più cognitivo-comportamentale, è sempre la suggestione di qualcosa. Mi sembra di vedere in te il complesso di Edipo, questo tuo pensiero è irrealistico, e così via. Quindi tutta la terapia è suggestiva per definizione. A questo punto, andando alla conclusione, non troverai più tanto strano come mai il tema della suggestione, la psicologia della suggestione, sia così attraente per tutti e in particolare per chi fa una professione e più ancora in particolare per gli psicologi e anche per i medici, anche per tanti altri, ma in particolare per gli psicologi operativi. Quindi, conclusione definitiva, la gran parte di ciò che è psicologico è basicamente suggestivo. La suggestione è la base della psicologia, quindi padroneggiare con lucidità, a partire da questa piccola lezione, ma studiandola con molta attenzione e praticandola, esercitandola con consapevolezza, allenandosi a questo, questa è la base di tutta l'attività dello psicologo.